Allora ragazzi, siamo arrivati al centro sport Bollate, sono le 9 del mattino, morbide, e il buon Lazzaro ha pensato di farmi fare un allenamento con delle ginnaste. Ciao! Oh! Ben arrivato! Questo sarà un video bellissimo! Ben arrivato! Come va? Benissimo, stavo aspettando Tommy perché oggi faremo provare ginnastica artistica e esattamente il salto avanti, cosiddetto salto mortale. Mortale in avanti, una roba, iniziamo morbidi la mattina noi. Va bene, andiamo? Sì. Andiamo, prego. Andiamo. Gloria, vieni qua. Una campionessa olimpica. Eh? Ciao, come state? Bene, tu? Ciao. Allora, tutto bene? Sì. Intenderete? 14. Quasi 20. 12. 17. 12. Va bene, cosa devo fare? Lazzaro, tu fai tanto il simpatico, ma lo sai che adesso facciamo fare anche a te il salto della cavallina? Sì, veramente. Lazzaro. Preoccupare. Io i jeans. No, io due. Guarda, io sotto ho un pantalone corto. Sei fregato! Proprio... Ma tu sei alto 2 metri, 1,50 metri, no, no. Quindi non va bene. Meglio, guarda che più sei basso più dai il centro basso. Io che sono alto sono svantaggiata, mi hai visto un ginnasta alto. Che calzi hai? 40. Mamma mia. Comunque i boni poi me li fai vedere, Possiamo fare o il tutorial per fare il salto avanti, che è semplice, e ci sono tutti gli attrezzini, loro mi danno la mano. E facciamo il tutorial del salto avanti e poi possiamo fare qualcosa alla parallela. Salto avanti qual è? Fateglielo vedere per favore. Va bene. Ok. Lazzaro, guarda, tu veramente hai giorni contati. Allora, prima ti devi scaldare un po', quindi ti facciamo fare un po' di riscaldamento. Sei un ripetente. Fino a che ora rimanete con noi? Sì, è quando non muoio. Ah, amore. Tommy, hai ragione, Aurora, di che puoi farci. Ciao, oggi faremo un video bellissimo. Guardate chi è arrivato tra noi! Buonasera! Perfetto, direi che sei pronto per fare tutti i passaggi per fare il salto. Va bene, sono emozionato. Due passi, braccia in alto, vai, battuta e arrivi. Quindi è uno, due, rimbalzo in piedi? Sì. Uno, due, tre. Secondo passaggio, braccia alle orecchie, sì, subito dentro la testa. Mi va troppo. Fammelo vedere un secondo. Metti le mani. Ok. Spingi. Ok, spingo con le gambe e poi. Sì. E attacca il mento al petto. No. Quindi così. Spingi e vai di là. Brava! Bravo! C'è del talento qua, eh? C'è del talento. L'incredulità del pubblico. Andiamo. Uno, due. C'è? Terzo passaggio. Hai già fatto la stessa cosa, però non c'è la traccia. Che era un verbo fondamentale dell'esercizio. No, perché è come se tu andassi, però devi pensare di andare a mettere le mani. Andiamo, siamo. Sì. Però che non lo sai divertente. Sì, sì. Finché c'è un materasso sotto, sì. Sì. Così? Sì. Spingi. Vai. Braccia a cagare. Vai. Vado. Vai.
sono atterrato giusto qua. Ma come cazzo faccio? Allora guarda. Allora, quindi praticamente io faccio 1, 2, rimbalzo, boom. Sì. La testa in mezzo alle mani. In mezzo alle mani. Così. Sì, sì, sì. Mi tiro su. E fa una e dove vado? Là. Di qua. Sicura? Sì, sì. Puoi rivederla un'altra volta? No, no. Ce l'ho. Stacco. Pronti? Vai, vai. Bravissimo. Va bene. Giratelo dall'altra parte. Sì, ma adesso lo giriamo così. Come ho fatto a fare così? Ma era giusto? Sì, sì. Solo non mi sembri era convintissima. Mi sembra più un contentino. È l'arte delle ginocchia. Quello che mi sta venendo. Porco tu! Bravo! Bravo! Bravissimo! Se adesso ti alleni, la prossima volta lo farai così. Ok? Ok. Perfetto. Nella prossima puntata questo, beh? Certo. Ah. Devi allenare. Va bene, mi allenerò. Sono felice della mia ragazza, ho paura che le facciano l'antidoping perché con tutto quel pelo si scoprirà che prende testosterone. Allora, cos'altro vuoi provare? Ma farei... io braccia sono una pippa, quindi forse le parallele no. Vuoi un sacco di trampolone? Non lo vuoi vedere. Va bene. Riprendi da lì Lazzaro, questa è una buona parte. Un'inquadratura. Allora, devi, mentre salti, tirare e centrare il cerchio. Io. C'è! Bravo! Guarda ragazzi, facendo delle cose sfidando i miei limiti. Tommy, scegliti quattro ragazze che sono nella no, squadra con no, non potrei mai. Una, due, tre, quattro. Pari o dispari? Dispari. Pari. Ma tu sei dispari o pari quindi? Pari. Ma noi non abbiamo un nome. Dai Leti! Vai! Siamo pronti? Vai, è roba seria, eh? Con attenzione, raga. Tutti noi. Dai, dai, Cami. Fino in fondo. Olè! Bravissima! Vai, cattiva! Proiettile! È una campionessa. Vai! Olè! Vado? Raga, sono veramente... No! E un naso rotto. 12. Dei cecchini, oh! Non ho visto niente. Per me era tutto regolare. Quando arrivano a 10 boicottare. Siamo a 11. Gambetti, gambe in avanti, va bene. No! No! Per un punto vince la squadra Martina. Di Martina! Sì! Campioni del mondo! Allora Tommy, vedi che devi per forza ragazzi venire un'altra volta, ma bisogna fare lo spareggio di questa parte. No, nero perché l'ho sbagliata io, potevamo pareggiare, l'ho sbagliata io. Detto, non l'avevo detto. Qua, tu sei un buffo, sei un buffo. Sì, ma la parallela, raga, io non ho braccia. A few moments later. Tommy, rimani appeso, cerca di stare su più che puoi, eh. Vai già lì. Questa prova la fanno anche all'isola. Sì. Infatti possiamo chiamarlo Isola dei Famosi, questo. Sto già per abbandonare. No, no, motivatelo, dai, forza, Tommy! Dai, Tommy, adesso non lo posso. Ah no, lo posso, no. Lo posso? Pensa di essere su un'isola, stai prendendo il sole, non sei appeso alla parallela. Cazzo, molla. 3, 2, 1, bravissimi! Sono proprio una sega comunque. Com'era? Perfetto. Comunque...
Quando Lazzaro mi chiude la collaborazione. Comunque il fatto che Lazzaro non abbia fatto neanche un esercizio è scandaloso. La prossima volta giuro che li faccio, ma vengono in influenza. Ma detto che era influenzato, la prossima volta lo costringiamo. Moni, dimmi la verità, com'è andato Tommaso? Benissimo, benissimo. Ha veramente delle doti . E la prossima volta voglio vedere la rovesciata indietro, facciamo tutti i passaggi per fare la rovesciata indietro. Sì, mi ha fatto vedere prima. È un po' competitivo, vero? Poi ci sono anche altre tre. E vabbè, giusto. L'agonismo è importante, no? Io vedevo la Ferlito quando facevamo dance che manco sto facendo le Olimpiadi, cioè, tanto poi tipo mi nascondeva le scarpe per ballare. Quindi io vengo da quella scuola lì, ragazzi. Ma certe cose ce l'hai dentro. Quindi mi sa che sei nato così.